Arrivo subito, aspetta che mi sistemo, che miseria, come cavolo. Arrivo. Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati su Pokémon Marron Merda! Notate, bella maglietta, questa qui l'ho avuta tanto tempo. Fate che abbasso un attimo perché, ecco, se no ogni volta che parlo, se no, ma aspetta che voglio abbassarla. Però mi metterò anche gli occhialini perché non posso fare come l'altra volta senza. Sembro proprio un emerito demente, bisogna proprio dirlo, sono proprio un emerito demente. Ok, direi di ripartire. Come mi avete chiesto l'altra volta, se riesco a farlo partire, perché io sono un emerito imbecille, ecco qua. Ho catturato Peugeot. Peugeot, me l'avete chiesto, io l'ho catturato, modestia mia da parte, sono un allenatore professionista. E vi faccio vedere, è un tipo normale volante, vabbè, e ha Sorbivolt. Non me l'aspettavo, muta l'elettricità in PS. Quindi questo qui è un tipo normale volante che è immune dall'elettricità. Cioè, questo Pokémon qui forse potrebbe diventare il mio Pokémon migliore. Cioè, altro che stronzo. E vi faccio vedere la mossa azione, Specul mossa e contatore, che non è poco, poi vi spiegherò più avanti come va avanti. Vi faccio vedere anche gli altri che li ho allenati. Vedete il mio stronzo di livello 5 è diventato livello 10. E vabbè, Tanfu, come al solito, non ha imparato niente di nuovo. Ratatatata, ha imparato attacco rapido. Vabbè, niente di che, però basta. Vabbè, bando alle ciance. Mi raccomando, ragazzi, ricordate di lasciare pollice in su per questo video, perché sennò aietta, ma metto mica più, veramente, anche per continuare la serie, ovviamente. Andiamo avanti. Allora, sono un Pokémon. Ah, da notare una cosa. L'ho notata. Se guardate di lato, vabbè. Il vecchietto, vedi, destra, sinistra, in alto. È un vecchietto umano. Ma se girate in basso sembra che abbia le puppe. Sembra che ci abbia le puppette. Cioè, veramente, io non ho parole chi ha fatto sta skin. Va bene lo stesso, andiamo avanti. Vecchio con le puppe. Eravamo rimasti che dovevo andare avanti qui perché c'è sto vecchiettino di merda. No, questo qui ci avevo già parlato. Non ci avevo parlato. No, lo avevo già parlato, sono io che sono demente. Ok, siamo al percorso 2. Percorso 2, Smerdalopoli e Dislessopoli. È uno scioglilingua, non è un percorso. Ok, vediamo che Pokémon mi capitano. Vabbè, sempre rata. Vabbè, azione. Vabbè, vabbè. Vi spiego, contatore è una mossa veramente utile. Se riceve un attacco a colpi fisici, li ridà indietro col doppio. Ok, stavolta è stato sfigato. Vediamo. Ma dai, fammi un colpo fisico, dammi un'azione. Basta! Ok, ecco, me l'ha fatto. Contatore gli ha cavato il doppio. Mica male come mossa, eh. Vabbè, lo batterò perché voglio un po' allenarmelo. Vabbè, qui saranno sempre quelli. Siamo nel bosco di Smerdato. Madonna, buongiorno signore. Sono qui con alcuni amici. Mi hanno detto che andavano a comprare le sigarette 5 ore fa. Ma ora tornano a prendermi e... Ah, ok, un bambino per... Che sfigato. Che sfigato. Caterpirla. Mi piace Caterpirla, mi piace. Perché li becco tutti io? Vabbè, Caterpirla. Oh, Pikachu! Si trova. Deve essere raro Pikachu, eh? Deve essere raro. No, me l'hanno paralizzato. Dai, tristezza, amoreazzo, mamande. Tuono sciocche, ma ha recuperato la vita. È comodissima questa abilità, perché i tipi volanti hanno purtroppo la sfortuna di essere mega svantaggiati con il tipo elettro. Con questa cosa qui non è più così. Cioè, l'unica cosa che gli dà fastidio a lui è il ghiaccio. Cioè, veramente utile. Vabbè, Caterpillar. Beh, fotte sega. Dai. Oh, c'è una sfera. Fammela aprire. Vecchio di merda, fammela aprire. Trovo un antidoto. Ciao. Non ce la posso fare. Weedle. Io non ce la posso fare. Dopo questa qui è mezzogiorno di paga pure come mossa. Dai, veramente. Ma quel giorno lì cosa avevano bevuto per fare un Pokémon così? Andiamo avanti. Ancora, sì, abbiamo capito. Un Pokémon di merda. Buon latte. Vabbè, le mosse tipo... Vai, contato. No, Peugeot. Dicevo io Peugeot. Non mi vorrei mica tra... Vabbè, Pokéciuk. Pikachu. Soldato bellino, duro al rapporto. Sergente Pei. Il maggiore Pei, no, come si chiama? Quello di Full Metal Jacket. Su, attenti. Allora. Shiva. Questo l'ho fatto come senza problemi.
buon latte. Non odio quella mossa. Poi la fa Raffica. Ma che bastardo! Che bastardo! Adesso lo frego. Vaffanculo, non lo fa più proprio adesso. Ma dai, vi spiego, uso Speckle Mossa, praticamente copio una mossa dell'avversario, l'ultima usata, e se riuscivo a fregargli, ah, peggio, porterò il fiore al cimitero. Va bene, vai, corra, fagli vedere chi sei, cosa vuoi, perfetto, basta, per la città di Slesopoli. Yeah! Vabbè, questa è diversa. Vabbè, vado a fare un salto al bordello. Giratevi un attimo, vado a fare un salto al bordello. Giratemi un attimo, devo fare. Ah, adesso me lo stanno molto. Allora, andiamo a vedere nelle case. Oh, c'è un vecchio. Ciao vecchio! Mio figlio ha avuto un grande maestro, Luca Giurato. Poverino, mi fa una pena. Parla, se te ne accorgerai. Ecco, fa sentire. Catturare problema facile è stato subito Pokémon che più da un è. Non puoi tuttavia averne totale certezza. Di quello che hai detto non ho assolutamente la certezza, su quello non ho dubbi. Non ci sono tanti allenatori di Pokémon seri qui, sono tutti pigliamosche. Ma non ci sono mosche. Oh, questo guarda che è intelligente. Sempre sti pigliamosche, ma non c'è mai una mosca in giro. Guarda che è intelligente sta cosa. Cosa parliamo? Beedrill. Va bene, va bene. Di solito, allora ragazzi, chi è che non ha fatto così per arrivare all'ultimo sfidante? Cioè, voi ditemi chi non ha fatto così. Però io, dato che sono giusto, io sono giusto. Oh, qui c'è il mio amico. Ehi, ha tutte le carte in regola per fare grandi cose con i Pokémon. Non sono un allenatore, ma so come aiutarti a vincere. Esatto, non sei un allenatore, quindi che ne dici se tu fai il tuo lavoro e io faccio il mio? Omino si chiama, quindi rinuncia ai miei preziosi consigli? Sì. Meno male. Non avrei saputo cosa dirti, non capisco un cazzo io. Non lo volevo fare per questo lavoro. Eh beh, oh, cioè, quando uno ha fame, ha fame. Oh, c'è uno qua, chi è? Alto là, dove vai? Ci vorranno anni luce prima che tu possa competere con Giurato. Cioè, è Luca Giurato quello lì. No, dopo lo voglio vedere. Charmando. Armando. Molto piacere, Armando. Io sono Peugeot. Chi usa adesso? Sandlan. Scrivetemi nei commenti perché faccio ancora altro gioco. Ricordatemelo ragazzi, perché dopo questa qui, io sbaglio il bottone, me ne vorrei scappare in Messico. Però sono cose personali, sono cose personali. E basta con quel tubo sabbia, madonna mia, mi sta accecando, tra un po' non ci vedo più. Peugeot, hai fatto del tuo meglio. Ti vendicheremo. Perché credo che sia un tipo roccia, tra l'altro, perché non gli cavo un cavolo. E vaffanculo. Ma vai, ciao. Perfetto. Scusatemi un attimo, ma bisogna che vado a curarlo, perché non posso mica affrontare un capo balestra solo con due Pokémon. E già lui ne ha tre. E ho paura di sapere quali sono. Vai, ciao. Vado di qua. La posso fare. Oh, buongiorno al pubblico maschile, al pubblico femminile e anzi al pubblico mass femminile e poi a quello femminile. Beh, oh, per me gliene frega più di quello femminile, però non so voi. Un piacere al grande piacere, ospite di avere ospite un nuovo sfidante. Io sono Luca Giurato, preparati a lottare. Non si era capito che era Luca Giurato. È vero, ti assomiglia però, un po' ci sta. È il turno di dizionario. Di sicuro, guarda, lui non l'ha mai letto, su quello non ci sono dubbi. Fa vedere. Però non è un tipo roccia, la cosa mi conforta. Ho battuto Peugeot, questa è brutta, eh. Ah, questa è brutta. Ok, battuto il primo. Qual è il suo secondo Pokémon potentissimo? La scelta di Luca Giurato, capolestra, è Mudolimer. Ma che cazzo? Cos'è quel coso? Cos'è la testa di un gnomo su un pezzo di legno? Cos'è quel coso? No, questa me la... No, questa no, questa è peggio di mezzi di Gezi di prima. Cioè, chi è sto coso? Ma che animale è? Veramente, eh?
Poi mi dovete spiegare le descrizioni Pokémon che le ha avuto, perché io non ho... È generato un tipo elettro, ma che è? Madonna, ma è fortissimo, aspetta. Ragazzi, non l'ho mai usata. Trasformazione! Spero sì, Dio. Dai, dai, stronzo, trasformazione! Vai, 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 vai. Passato, fangato. Si è usato uno shock? Ok, quindi è un tipo terra, eh. Allora, come dicevo, sono abbastanza sfigato, eh. Ah, che dolore. Cioè, dovrei avercelo una pozione. Pozione! Vai, 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 vai! Vai, 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 pozione, pozione, pozione! Vai, 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 vai. Okay, lo picchio, lo prendo a sassate. 10 ore dopo. Tu ho finito le mosse! Cosa posso fare? Ho finito le mosse! Ho finito le mosse! Non ce la posso fare! Ho perso contro un coglione, non so come fare, ho perso! Assorbivolt! Ragazzi, l'ho fatto 4 volte! Non ci credete, l'ho fatto 4 volte sto incontro, eh! Cavoli, cavoli, grande Peugeot! Grande Peugeot! Cavolo, ragazzi, mi avete dato un consiglione! Scusate, mi sono cavato gli occhiali perché veramente non avete idea di quante volte l'ho fatto. Avrò fatto almeno 5 volte sto incontro. E imparagola la colabita, madonna, Peugeot! Ragazzi, mi avete dato un mega consiglione! Veramente, ecco, gioco giurato chiede scudo. Vabbè, giustamente. Aspetta, porta questa con te. Riceve MT39. Che mossa è? Lo metto dove cazzo gli pare. Me l'ha data un tale. Credo che si chiamasse Spadal. No, il mio amico Spadal mi ha lasciato un regalo. Pure non sembrava essere molto disturbato. E perché che te invece sei un mostro, sei, ma che roba. Mentre trabuscendo ha fatto in tempo a sentire con la coda dell'occhio i suoi deliri. Madonna, ma parla meglio di prima. Magari perdere gli fa bene, ragazzi. Oh, gli fa bene perdere. No, andiamo un attimo, perché io vediamo. Mio figlio si diletta in scherzi molto divertenti. Penso che abbia imparato guardando un programma TV colorato, se non sbaglio. Ah, te, allora è ritardato. Devo capire. Aiuta! Ovviamente ho trovato. Sono assistente del professor Rock. Ho qualcosa da consegnare. Tieni. Ma ha dato la forza di volontà. Si sente diverso. Quando ti senti giù, premi il tasto B e motivarti. E vedrai come sarai veloce. Non possiamo permetterci che tu fallisca la missione. Ci vediamo. C'è un biglietto. David, cucino mio, ti ho mandato un po' di forza di volontà toscabile. Sono lontana, ma ti penso sempre. Ti prego, no, non tornare. Baci la tua mamma. Oh, finalmente le scarpe da corsa. Oh, finalmente. Oh. Beh, sono utili, dai, ragazzi. Sono molto utili. No, ragazzi. Guardate quando corre in basso. Ragazzi. Guarda! Sembra Sensei! Guarda! Guarda, sembra Fettini! E sembra che cresca un po' le cornine. No, dai, no, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Perché? Bene, ragazzi, direi che per questa volta abbiamo fatto abbastanza. Abbiamo sconfitto il primo capo palestra. Ditemi se questi occhialini e questa maglia che mai usata. Per la prima volta che la uso, veramente è la prima volta che la uso, quindi non voglio sentire lamentele. Spero che il gioco vi sia ancora piaciuto. Io continuo molto volentieri, anche se mi fa veramente sclerare. Peggio della mappa Sclero Time. Il vecchio sensei qui non so io cosa ce ne faremo. Lo butteremo probabilmente nel bitone del secchio del Patum, non lo so. Mi raccomando, ragazzi, lasciate pollice su se vi è piaciuto questo video. Non lasciate pollice su se non vi è piaciuto questo video. Commentatelo, condividetelo dovunque, anche al cesso, mi raccomando. Ditemi se questa maglietta vi piace. Scrivete hashtag maglietta luminosa se volete altri episodi di Pokémon Marron Merda. E dal vecchiettino, dal vecchiettino sensei, aspetta, e dal vecchiettino sensei posso dirvi che è finita.